Buonasera, buonasera a tutti quanti e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Fallout New Vegas. Cioè, la scorsa settimana ho fatto solo una puntata, ma questa settimana ne facciamo assolutamente due. Un saluto alla chat, anzi, prima di salutare la chat, fatemi ringraziare Roby per l'abbonamento, grazie mille al decimo mese con il livello 1, grazie mille, buonasera anche a lei. E grazie mille anche a Mary Chan Buzz, benvenuto o benvenuta in chat, grazie mille per il follow. Allora, fatemi salutare tutti quanti. Buonasera Lloyd, Roby, Le Crew, Pizza Mozzarella, Tussi, Marcos, Carolina, buonasera a tutti quanti. Quella è nata su Twitch, buonasera a tutti quanti. Mi piace davvero tanto che non sono presente come prima, ma a causa lavoro faccio orari molto scomodi, ma sappi che mi presento. Grazie mille Carolina. Fa piacere anche se, come dico sempre, se passate anche solo un saluto, non è necessario. Non vi obbliga nessuno a essere in live, anzi. Sono contento che le recuperi in past broadcast, almeno dà un po' di senso a quello che faccio di ricaricare le live su YouTube. Mi sento un po' più appagato. Buonasera a Tortor. Grazie a te, sono una live. Va bene, Mary Chan, va bene. Io direi che, senza perderci troppo in chiacchiere, potremmo cominciare con New Vegas. Tra l'altro, vediamo se parte o devo cambiare la finestra. È che da qualche live non so perché non parte più da solo. Direi che non sta condividendo lo schermo. Allora devo fare così. E sì, lo vedo sul secondo schermo che non vedete nulla. Allora devo fare così e così, perfetto. Perfetto, allora carichiamo. Quindi, ricapitolando, nella scorsa live abbiamo fatto l'esplorazione di tutta quanta la villa del Sierra Madre e abbiamo lasciato Dindomino e Coso Dog al loro posto per iniziare il colpo a Sierra Madre. Dobbiamo portare Christine al luogo dove deve stare e anche esplorare la stazione di sottostazione elettrica, come si chiama. Comunque. Ok. Per un attimo pensavo di essere crashato, no, tutto a posto, ok. Ho avuto solo un attimo un calo di. Sì, sta a posto. Allora, ok, qui ho il cappello che sto usando per poter parlare con Christine, altrimenti la percezione è bassa. Ah, è vero. Cosa che dovevamo fare? L'eloquenza. Perché dovevamo superare. No, era eloquenza, non medicina. Dovevamo superare un check a eloquenza. Però era di 55, se non sbaglio. Non ho riguardato la scorsa live. Quanto abbiamo eloquenza? 35, ci basta una rivista in teoria. E qui mi ricordo che per la medicina avevamo comunque il libro, quindi va bene. Ma per l'eloquenza non abbiamo la rivista, che doveva essere, se non sbaglio, avevamo detto, qui nei paraggi doveva essercene una, che probabilmente non ho preso perché non ce ne ho. Aspetta un attimo, allora, qui me lo ricordo il posto. Sotto una panca, e mi ricordo anch'io che è sotto una panca, però non mi ricordo dove. Avevate detto che era sotto una panchina. Qui panchine non ne vedo. Qui c'è soltanto della nube tossica. O è qua dentro. Tra l'altro, noi abbiamo venduto tutto quanto. Sì, siamo a posto. Ah, vendiamo le sigarette. Tutte le sigarette, direi che le vendiamo. Fantastico. Grazie mille Tussi per i bit. È tipo la terza o la quarta? Boh, non mi ricordo live. Non mi ricordo live. Ah, ok. E finalmente quasi si entra nella colonna patata di DLC. Ma in realtà l'esplorazione del Sierra Madre in sé non è nemmeno. Cioè, è praticamente metà DLC. Cioè, la prima metà. Anzi, prima metà è un decimo.
un quinto, non lo so. La prima metà è occupata appunto dall'organizzazione del colpo. Poi è il dentro, che nemmeno, non c'è nemmeno tantissima roba in realtà da vedere dentro. Quindi penso che forse. No, non credo. Questa live finiamo di Sierra Madre. Il DLC, però non penso. Cos'era quello sotto il letto che bisognava usare la dinamite? No, 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 quello era per esplosivi, se non sbaglio. Under the first bench, along the wall. Along the wall across the first vending machine seen on the red. Ok, quindi andiamo all'entrata. Nella prima panchina, sul muro. Quindi è l'entrata. Praticamente all'ingresso si trova. E mi ricordavo che era qui a destra, ricordavo solo a destra, ma. Quindi qui ci sono delle panchine. Allora, questa è la first vending machine. Andatemi a rileggere il messaggio prima che me lo perdo. Under the first bench. From the first vending machine. Seen from the right upon the. Quindi dall'altra parte? No. Perché. Along the wall, across from the first. Ma che vuol dire? Across from the first. Across from. Cioè, across e. Attraverso. No? O dall'altra parte? Stasera non si finisce secondo me, ma quasi, vabbè, vediamo. Cioè, dovrebbe essere tipo qui. No, sulla destra. E qui c'è la vending machine. Non capisco. Poi forse. Ah, ecco. Forse è qui. Dal muro dall'altra parte dove c'è la vending machine. E però qui non vedo riviste. Sotto la panchina. Tanto sta avendo uno scattino. Molto simpatico. Qui c'era una vending machine, ma. Cioè, c'è una panchina, ma non ho visto niente sotto. No, non la vedo. Dovrebbe essere questa, no? Aspetta che vi leggo. Buonasera, Benkiotz. Buonasera, benvenuto. C'è un sacco di roba dentro, magari oggi ci cazzo in un casino. TCL magari è sotto, dice che è sottoterra? Dice che è finita sottoterra? Non mi sembra, no. Direi di no. Direi assolutamente di no. Quindi non è qui. Aspetta che sono abbassato. Non. Strano. Non dice niente nessuno. Vabbè, ce n'è un'altra. Vogliamo essere banditi dal casino Sierra Madre? Vediamo. Io sicuramente un po' di partite me le faccio. Vediamo se riusciamo. Serviva per i dialoghi di. Sì, serviva per un dialogo di Christine. E ci serve appunto 20 di eloquenza in più. E ci serve forza quella rivista. Buonasera, Begodev. Potete vedere se ce n'è un'altra? Magari nella zona di Puesta del Sol, visto che dobbiamo andare lì con Christine. Gli altri due sono all'interno del casinò? Non sono sicuro fosse eloquenza. Allora controlliamo. A me sembrava fosse eloquenza. Intanto la medicina la facevamo con. La rivista e il buff out. Aspetta, allora. Medico oggi, sì. E prendevamo anche la mentats per la percezione. Perfetto. Allora, era questo. Mi dice solo la cicatrice che ho sulla gola. Aspetta, Eloquenza 50. Era eloquenza 50. Per chiedergli perché perde tempo a cercare Elijah. Per quello dobbiamo chiedergli. Perché Elijah. Cioè, perché insegue Elijah. Quindi direi di caricare perché abbiamo soltanto sprecato adesso. Il fatto è che dovrebbe essercene una qui. Ho visto Lloyd, ma se riusciamo a evitare è meglio. Dovrebbe essercene una qui, ma non c'è.
Mi ricordo che arrivavamo 75 di medicina, ce la facevamo, con la rivista e i bonus. E vabbè. Per la scienza, che vi devo dire? Tanto è una roba temporanea. Dovrebbe essere lì sotto, ma in teoria. 4AE. Gente da conoscere, a posto. Fammi risalvare. Così se non fallisco cose. Allora, Mentats, medico oggi e gente da conoscere. Perfetto. Rileggiamo anche i dialoghi perché non me ne ricordo. Adesso li leggo. Buonasera al Cestellare. Allora. Solo la cicatrice che è sulla gola è dovuta all'autodoc, non le altre che è sul volto, esatto. Infatti si vede che è più recente la cicatrice sul collo rispetto alle altre, un po' più fresca. Non capisco perché ti abbia rasato i capelli. Non posso ridarti la voce? La panchina non è quella? Va bene, non importa. Non la prendiamo, facciamo finta che era quella e non la prendiamo quella se l'altra panchina. Non posso ridarti la voce, ci servirà un vero autodoc. Trema leggermente e scuote la testa. Non capisco perché ti abbiano rasato i capelli. Christine ti guarda prima l'espressione, poi si tocca la testa, sorride e la scuote. Quindi hai tagliato tu i tuoi capelli? Fa un gesto con la mano, poi scuote la testa, fa un cenno con la testa in direzione del casinò. Aspetta, voglio saperlo, eri già calva? Annuisce con aria esasperata, poi fa un cerchio con le mani, lo ripete altre 2 volte, quindi solleva le mani e le agita come se fossero ali. Pone entrambe le mani davanti a sé, poi fa il segno di scrivere qualcosa. Cioè, come fa a capire da questo che è il simbolo della confraternita d'acciaio? Due cerchi? Il simbolo delle ali? Oddio, sì, c'è la spada con le ali nel simbolo della confraternita. Però due cerchi. Non so, due cerchi. Ce n'è più di due cerchi, o sbaglio? C'è il cerchio grande con la spada che sborda con le ali. C'è il cerchio piccolo con dentro gli ingranaggi. Vabbè, comunque l'ha capito che è lei. Sei una scriba, giusto? A noi ci sembra colpita. Stavi facendo ricerche su qualcosa? Stavi cercando qualcosa? Scuote la testa e con 2 dita fa il gesto di camminare. Eri oltre la luna. Stavi cercando qualcuno? Ovunque tu sia stata, fuori era pericoloso. Stavi cercando qualcuno? A noi ci solleva il dito. Un uomo? Annuisce con le mani e fa il gesto di tirare il mento verso il basso. Quindi solleva le mani e le stringe in pugno. Un uomo arrabbiato con la barba. Sì, un uomo incazzoso. Indica il Pip Boy. Quindi l'uomo nel Pip Boy. Elijah. Sono preoccupata. Si tocca il lato della testa e allarga le mani. Una persona intelligente. Movimento circolare con il dito all'altezza dell'orecchio. Ma anche fuori di testa. Annuisce. Sembra che ci sia parecchio, questa persona sia parecchio importante per te. Almeno trovare questa persona. Aggrotta la fronte, solleva le dita e fa il gesto di cavarle camminare. Poi guarda 2 dita verso l'espressione farabbiosa. Fa il gesto di tagliare la mano e allontana 2 dita. Punta una delle 2 dita verso di sé. Ti ha portato via qualcuno? Annuisce. Famiglia? Tuo marito? Aggrotta la fronte, scuote la testa. Oh, un'amica. Il tuo ragazzo? Tua moglie? E che abbiamo scapolo incallito. E abbiamo i dialoghi unici con alcuni personaggi femminili. Quindi un'amica. Esatto, fa il cenno con la mano. Eravate più che amiche, eravate amanti. Non eri corrisposta oppure... Annuisce, ti guarda un po' sorpresa. Cosa c'è? Credi che non capisca l'amore? Dammi un po' di credito, vabbè. Solleva un sopracciglio e ti guarda. Sì, è una reazione abbastanza normale, effettivamente. Capisco bene quanto possa essere importante una persona amata. Comunque, l'amore è transitorio. Ho destinato a morire sotto le armi da fuoco. Questa frase è incredibile. Cioè, dopo che una persona ti dice che Elijah mi ha tolto una persona che amo, e vabbè, comunque l'amore è transitorio. Ho destinato a morire sotto le armi da fuoco. Vabbè. Poesia pura. Facciamo meno stronzi. Facciamo un po' meno stronzi.
Gino Bartolini direbbe quello, sì, però io no. Capisco bene quanto possa essere amata da perdere una persona amata. Sarebbe importante una persona amata, però. Capisco qu bene quanto possa essere importante una persona amata, però in teoria, cioè, il nostro personaggio vuole implicare che il Corriere prima di New Vegas avesse una persona amata che ha perso. Questa frase, questa linea di dialogo. Perché, cioè, nel gioco non succede nulla, non ci sono romance. È impossibile avere romance in New Vegas. Se tu mi dici, capisco bene quanto possa essere importante una persona amata, mi fa intuire che qualcosa c'è stato. È una frase da Bacio Perugina. Anche quella sotto la puoi implicare. L'amore è transitorio ed è destinato a morire. Sì, volendo sì. Beh, volerci vedere probabilmente qualcosa che è un po' troppo, probabilmente. Sta cercando di vederci qualcosa. Parla di Victor? Non credo. Anche se Victor comunque gli ha salvato la vita. È normale innamorarsi di quello che ti salva la vita. Vai, facciamo questa frase qua. Annuisci lentamente, studiandoti. Sembra che ti stia ancora valutando. Dopo un momento compio un lento movimento circolare, si tocca il polso. Ok. Ah, dici, dobbiamo andare. Tocca l'orologio, sì. Proviamo un'altra domanda, però, che potevo fargli. Era una domanda relativa. Esatto, a questo. Del fatto che non può scrivere. Si tratta di un metodo specifico di chirurgia cerebrale tramite elettrodi, tecnologia prevellica. Annuisce lentamente, poi fa il gesto di digitare e tracciare X e linee nell'aria. Quindi fa un cenno che riesce ancora a fare i calcoli. Annuisce. Ma non riesce a scrivere, vabbè. Poi Victor ha un gran bel cappello, sì. Andiamo, Christine? Dobbiamo portarla alla sottostazione di Puesta del Sol. Va bene, andiamo. Allora, come si è messa a inventario, scusatemi? Si mette in inventario. Bene, cioè abbiamo un bel po' di spazio ancora comunque. Sarà una frase per Benny, dato che se sei un PG femminile puoi. Quello è vero. Quello è vero che se hai vedova nera e sei un PG femminile puoi sedurre Benny e avere rapporti sessuali con lui. Però, oddio, non penso che sia comunque amore. Però sì, è vero. Hai ragione, Mary Chan. Perché considerando che abbiamo il personaggio maschile, non penso che Benny accetterebbe la nostra avance. Personaggio maschile, tra l'altro, anziano. Se ne è creato la fronte, guarda verso di te, fa un cenno verso l'altro e fa il gesto di prendere un fucile e mirare. Ah, dice che è un ottimo punto per sparare quello lassù. Vediamo se mi dice qualcosa. Perché tra l'altro in quella zona lì si può sentire Elijah. Si può sentire Elijah. Vediamo se dice qualcosa. Radio. Sono seduto da troppo tempo. Maledetta artrite. Fa un cenno con la testa verso terra. Si indica gli occhi e poi indica nuovamente verso terra come segno d'avvertimento. Come vorrei avere ancora quel fottuto olofucile. Ci ho messo una vita a crearlo. Quando avrò finito, devo ritrovarlo. Ok. Se solo la gente. Niente di che, però, va bene. Andiamo. Oh, fish. Non l'avevo presa questa l'altra volta. Esamina l'area, sembra avere nervitesi mentre controlla le gallerie e le arcate per capire come muoversi. Va bene, andiamo verso dove dobbiamo andare. Ricordiamo per chi non se lo ricorda che stiamo facendo una build da mischia barra disarmato, quindi andremo a affettare i nostri belli amichetti. Ce n'è uno qui? In teoria sì. È uno scarafaggio, mi sa. Sì, uno scarafaggio. Direi che potremmo anche usare una pistola. Andato. Allora. Vediamo col pugno trappola d'orso.
E questa qui dovrebbe essere, sì, esatto, è la zona di Christine, questa. Perfetto. Scrutti rapidamente i muri e il soffitto. Guarda l'uscita. Come li capire, non le piace stare qui, eh. Listen before you lose a head. Una serie di addit. Va alla stazione di smistamento. Ok, ripara la stazione elettrica. La scatola elettrica. Non ho abbastanza riparazioni, ci vuole 60. Oppure necessari oggetti. Delle parti. Non so che parti ho usato. Tre fusibili. Ok. Tre fusibili. Sti suoni non mi piacciono. Terminale di Ennis. Sistema regolatore corrente elettrica del serramadre. Benvenuto signor Ennis. Mail recenti dal direttore Simmons. Per il direttore Simmons. A Coran Simmons, da William Ennis. Simmons, il sistema di aerazione è saltato di nuovo e devo riequilibrare manualmente la rete di alimentazione per l'attivazione del nuovo generatore. Quello stanzino è di nuovo un forno e lo sai che non sopporto il caldo, per cui preferisco lavorare in remoto. Com'era la password della macchina di backup? Terminale. Aeroporto di Stato. Il sistema di aerazione è ancora fuori uso. Sarà un problema quando arriverà la prossima estate. Le tubature furono riparate e dalle stanze iniziò a diffondersi una nube rossastra. Di colore ruggine. Qualunque cosa fosse, chiunque la respirasse, iniziava a soffocare e a vomitare. Era come fosse una disinfestazione in piena regola, solo che in questo caso eravamo noi i parassiti. I ragazzi furono portati in clinica e persero il loro lavoro. Il signor Yesterday non riuscì a giustificare un loro eventuale stipendio. Ma disse che avrebbe pensato a una soluzione alternativa. Probabilmente avrebbe fornito qualche medicina e un paio di bigliettoni per fargli tenere chiusa la bocca. Quindi ha corrotto quelle persone che sono state intossicate dalla nube per farli stare zitti. Ha dato soldi, un po' di medicine, state zitti, non lavorate più qua. Livello energetico minimo richiesto 43%, energia al momento 85%, quindi ci siamo. Fluttuazione accettabile della norma, più o meno 15%. Fluttuazione massima nelle ultime 24 ore del 36%. Sono state rilevate notevoli fluttuazioni energetiche. Evitare consumi energetici eccessivi a ogni costo finché permangono tali condizioni. Avvisare immediatamente il direttore dei lavori. Va bene. Che questa tazza da caffè non si può raccogliere? È come se fosse un NPC? Strano. Cioè, è un oggetto? Che strano. È la tazza di Ennis, ma perché? L'ho pure rotta, povero Ennis. Anzi, è indistruttibile più che altro. Matita. Ah! Qui ci sono le cose, e Christine sta bloccando le frequenze. Ok. Sotto sotto ha un cuore, Io andrei di pistola. Buono. Posto. In realtà qui è molto utile l'abilità di Christine. Bollettino programmatore, comodo. Una matita che voglio prendere perché non pesa nulla. Treasure's mine. Treasure's all mine, anzi. Oh. Ok. 78 percezione 8, sono pazzo? Sì, l'abbiamo usata. Perché ho preso appunto il buff out, quello che avevo, no, le mentats. E abbiamo aumentato la percezione in quel modo. Insieme al cappello che adesso leviamo per evitare di romperlo e agli occhiali. Attenzione qua.
Anche se in teoria è una zona molto aperta, si dovrebbero vedere se ci sono. Christine fa un cenno con la testa verso la nube tossica in basso, poi con le dita fa il gesto di camminare e scuote lentamente la testa, dice di non camminarci dentro. E inizia direi a questa altezza più o meno, quindi evitiamo. Riusciamo a raggiungere l'altra parte della stanza? Forse posso passare per quel tubo lì? Però mi sa che è in mezzo alla nube comunque. Oh merda, stavo cadendo giù. Fammi salvare. Pare ci sia un nastro giù. Un nuovo nastro? Ok, qui a questa altezza non ci becchiamo roba. Via. Ok, ci siamo presi poco danno. Bene così. Una freccia indica di qua. Aspetta un attimo, io vado dall'altra parte, allora. Così si fa. Gli occhi di Christine si fecero in direzione del suono stridulo. Sembra spaventata e trema un po' come se cercasse di trattenersi dal fuggire, scusate. Mai capito qual è il modo inteso? In teoria probabilmente è quello. Un po' di... un'altra tazza di caffè... credibile. Un po' di danno probabilmente li prendono comunque. Soggetto in caso di emergenza. In caso di emergenza tutti i sistemi secondari devono essere isolati per consentire la calibratura dei sistemi automatici. Se i sistemi automatici non dovessero entrare in funzione, il direttore consentirà a un membro del team di accedere alla sala di controllo manuale accanto al regolatore principale. Ok, turni pomeridiani. I ragazzi che sono venuti a contatto con il gas sono ancora fuori combattimento. Tutti stanno facendo il massimo per sopperire alla mancanza e il risultato è che il malcontento inizia a serpeggiare. Il signor Yesterday continua a far passare alcol e medicine sotto gli occhi del signor Sinclair e la cosa non è certo d'aiuto. Dobbiamo riportare indietro i nostri ragazzi. Se subiamo un'altra fuoriuscita di sostanze chimiche come quella, possiamo tranquillamente dire addio ai lavori di costruzione fino alla fine dell'anno. Tutte sono qui. Le nuove tute protettive sono arrivate oggi, per cui potremmo introdurci nel sistema di aerazione e scoprire da dove proviene quella nube mefitica. Le tute hanno un aspetto minaccioso, fanno passare la voce con difficoltà, per cui dobbiamo utilizzare il linguaggio dei segni per comunicare tra di noi. Beh, perlomeno adesso possiamo dare una controllata alle tubature e alle aree di aerazione, anche se quel gas mi fa stare tutt'altro che tranquillo. I ragazzi erano ridotti davvero male. Se quelle sale si riempiono di nuovo, il gas potrebbe uscire fuori e sterminare tutti gli astanti nella villa. Gli astanti? Addirittura. Gli astanti. Buonasera, Baldisuri. Buonasera, Baldisuri. Grazie per essere passato. Buonasera anche a Cecio. Benvenuto. Gli astanti non so cosa voglia dire. Scusate, ammetto la mia ignoranza, ma astante... non so cosa voglio dire. Probabilmente laboratori? So che parlava dei laboratori. Si guarda intorno, poi annuisce in direzione di un terminale da parte della stanza. Questo? Sistema di controllo di ventilazione? Presenti. Ok, grazie. Gli astanti sono i presenti, va bene. Le persone che si trovano in un luogo, ok, va bene, grazie. Sistema di ventilazione, direi che adesso lo vediamo. Terminale di Ennis, cioè armadietto di Ennis, che non possiamo aprire. Ma ci manca poco comunque per aprirlo. Non sono gli abitanti di Asti? No. No. Siamo astigiani, esatto, quella... però in teoria gli astigiani sono astanti di Asti, no? Come ve l'ho messa dentro? Ho visto una roba sopra la madre, sono pazzo? Vediamo. Sì, c'è una tazza del caffè. E c'è anche una fantoma. Vero, sono di Asti giù. Ho beccato in pieno allora. Bombe di zucchero non mi servono perché non c'è il tizio ghoul a cui venderle in questo gioco.
Qui abbiamo il puree istantaneo, gli steam pack, fantastico. Armaletto di Ennis. Quanto ci manca? Niente, quindi in teoria basta mettere il cappello. Infatti. Passo al terminale manutenzione. Avvio il sistema di ventilazione. Senti un rumore forte provenire dalla stanza ovest. Sembra che i sistemi di ventilazione si stiano attivando e stiano dissolvendo la nube dei sotterranei della stazione di smistamento e, da parte delle strade di Poesia del Sol. Ok. In teoria qui non c'è più la nube? Corretto, possiamo esplorarla tranquillamente. Bene. Oddio. Ah, questo è schermato, merda. Buonasera, Nalinan. Spared. No. Spared. Potrebbe essere Belize. O Belize. No, è Belize, penso. No. Spared. No, non può essere. Spared, no. Spared, no. Spared, no. Spared. Belize. Guardate, giusto. Posto. Sembra Veneto? Non lo so. Non credo che Belize abbia un senso in Veneto. Disattiva altoparlanti, godo. Uno dei quattro altoparlanti risulta offline. Contattare il dipartimento informatico, va bene. A posto. Abbiamo spento. Cadavere. E questo mi sa che... sì? Non ho capito. Non ho capito. Scusa, non ho spento l'altoparlante, perché sono esploso? Non... Aspettate, Si risolve al volo questa. Riprendiamo tutto e salviamo, anzi. Questa è la vera esperienza Dead Money, esplodere a caso. Lenti da vista. Questi li ho già letti, in teoria. Al cadavere esploso, dici? Non penso. Sarebbe strano. Posto. Ah, però il denaro lo prendo. Prendiamo tutto. Ai campioni tossici, non avevo letto la nota. Sono contento di essermi liberato di quella dannata tuta. Ho quasi perso degli uomini oggi per cercare di recuperare abbastanza campioni da analizzare per far analizzare le per farle analizzare quelle teste d'uovo. E poi me la guardo la clip, assolutamente, ma poi me la guardo. Sì, vogliamo per aprire questa. Quello è il cappello. Cappello. Fa ridere che dover mettere un cappello con la visiera ti fa... Ti fa... Scassinare una serratura altrimenti... Che non puoi scassinare. Terminale, perfetto. Allora, salviamo. E vediamo cosa cacchio è successo. Gira meglio il sangue. Sì, probabilmente è quella la... L'inghippo. Ah, perché c'è un altro qui? E quindi ce n'è... Aspetta, Govern. 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 Rifacciamo. C'ho voglia.
Allora, Ripper. Presa. Sai che scoppiamo di nuovo? Ma perché dovrei scoppiare? Disattiva altoparlanti. Porto di stato. Via. Cazzo, esplode. Cos'è quella roba? Ah. Che cosa cazzo era? Dove è uscita? Scusatemi, eh. Scusatemi. Che cosa cazzo è successo? Ah, c'era un filo d'inciampo. C'era un filo d'inciampo. E io non l'avevo visto. C'era un filo d'inciampo che ha fatto partire una granata. Vabbè, va bene così. Elettronica di Din, che è... aumenta la riparazione di 4. Ce lo prendiamo subito. E vabbè, è andata così. Non me ne ero assolutamente accorto che c'era un filo d'inciampo, si è esploso così. Tra l'altro, fatemi mettere a posto... Abbiamo anche un po' d'acqua. A posto. Andiamo, anzi, esploriamo sotto. Esploriamo sotto, vediamo cosa c'è. Se c'è roba interessante. Ah, delle belle trappole. Perché c'è una luce qua? Diciamo le trappole. Per farmele vedere. Christine Sicchina, grazie. C'è bisogno di dirlo? Se penso che 7 anni di medicina non servano quando è una borsa medica. È la pura verità. La chiave inglese non mi serve. Che altro abbiamo qua sotto? Un cadavere. Con la tuta... ci si vede all'inferno bastardo. Pixer, munizioni, pistola della polizia. Se stai leggendo, spero che tu sia con un piede nella fossa. Il Sierra Madre non è più parlata di Malu. Avrei voluto fare il colpo del secolo. Ho seguito quel bastardo con la freccia verde fin qua giù. Ti ho seminato il percorso con delle trappole per orsi. Spero che il regalino ti sia piaciuto, brutto pezzo di merda. Spero che ne becchi almeno una. Così ti implori, così ti impari a voler prendere ciò che mi spetta di diritto. Come mi dispiace, ride bene chi ride ultimo. Gli altoparlanti ti uccideranno ancora prima che tu riesca ad uscire da lì. E allora faremo i conti all'inferno. Il tesoro della Sierra Madre è mio. Quindi erano due. Probabilmente l'altro è quel tizio che abbiamo trovato esploso lassù. Quindi giustamente l'avidità, il senso è quello. Però, cioè, quindi avevano comunque un collare. Spetta di diritto il cazzo, effettivamente, sì, però... se l'è un po' presa, se l'è un po' presa. Tanto le abbiamo superate super agevolmente le trappole per orsi, quindi... non si è neanche tolto la soddisfazione. Cos'era quella? C'era una roba lassù? Sì, c'erano due steampack. Aspetta che... uno... ah, c'erano tre steampack. E vaffan... permesso, Christine. Grazie. Tre steampack. Uno l'ho preso e due sono qua. Va bene. Andiamo avanti. Salviamo, se no... magari succede qualcosa. C'è un altoparlante schermato. Altoparlante schermato. Oddio! Chi è? Chi è? Una torretta di merda, non l'avevo vista. Usiamo il fucile.
Sto colpendo, sì, lo sto colpendo. Andata. Allora, attraversiamo la stanza. Bene. Vediamo se troviamo un punto cieco. Ok, qui smetti di mettere beep. Ricordiamoci i punti ciechi del... Sblocca? Cosa sblocca? Cosa sblocca? Bello sto terminale strano. Va bene. Loss. Burst preso. Bene. Rapporto manutenzione. Mi c'è voluto molto tempo per risolvere. Non c'è voluto molto per risolvere il problema. Venendo giù dalla tubatura principale, abbiamo rilevato tracce di gas. Per fortuna non quella schifezza rossa dell'altra volta. Magra consolazione. Il problema è che il gas è riuscito a penetrare comunque all'interno delle tute. Pare che si sia riuscito a erodere negli attacchi. Ah, ok. Morale della favola, non solo uno dei ragazzi è stato contaminato, ma tutti quelli che hanno partecipato alla spedizione si sono ritrovati prigionieri nelle loro tute. Senti l'altoparlanti. 3 dei 4 altoparlanti risultano offline. A posto. Gli occhi di Christine sfrecciano in direzione del suono stridulo. Sembra spaventata, tremo un po'. Va bene. Danni. Ah, chiave dell'armadietto. L'anziano signore Ennis. Come l'anziano signore? Vabbè. Ha lasciato. Poi è anziano con la maiuscola. Quindi lui è un anziano della confettente d'acciaio. Vabbè. Ha lasciato la sua chiave attaccata a una delle console di comando. Scrivo questo commento per ricordarmi di ridargliela la prossima volta che lo vedo. Dovremmo riempirgli l'armadietto di mele dandy boy o qualcosa di simile. Magari così la smette di essere così sbadato. Danni tuta. Certo, i dottori della clinica si sono infuriati, ma non avevano scelta se volevano ottenere quelle attenzioni mediche possibili. Tutte le attenzioni mediche possibili dopo essere stati esposti a quel gas. Per cui abbiamo lacerato la sua tuta con uno dei coltelli da carne che avevamo a disposizione. Coltelli cosmici. Quei cosi potrebbero trapassare un osso come fosse di burro. Noi altri abbiamo provato a scassinare le serrature delle nostre tute, ma alla fine abbiamo dovuto utilizzare comunque i coltelli. Non vedo l'ora che questo lavoro sia finito. Che la villa rovini a terra come un castello di carte. Saranno comunque troppo occupate al casino. Chiave di Ennis. Posto, e qui potevo aprire la sua cosa. Mi sa. Apri scrivania. Ecco qua. Sistema. Va bene. In caso di emergenza è possibile condurre le procedure di regolazione alla corrente elettrica di questa posizione. Ok, quindi questo qui è per fare, diciamo, lo smart working. Trasferisci controllo. Porta Cristina al terminale di manutenzione e falle sapere che può essere usato. Guardati bene intorno qui. Christine fa un cenno verso di te. Indica la porta inquieta. Puoi fare un gesto? Ho bisogno che tu scenda nella sala di scrivere scrittura manuale per regolare la corrente. Quella tua doc ti ha ridotto proprio male. Ma l'ho già detta sta frase. Vabbè. Ho trovato un modo per eseguire il bypass da qui. Dovresti riuscire a tirare il terminale da lì. Ok, io quindi ho già fatto la cosa che avrei dovuto. Cioè, lei doveva andare sotto, ma probabilmente non voleva andare, giusto? Guarda l'ascensore, la espressione fa preoccupata. Mi guarda te e scuote la testa riluttante. Cosa c'è che non va? Esamina la struttura dell'ascensore. Solleva le mani. Questo suono? Fa un sospiro silenzioso ed esasperato e guarda l'ascensore. Ti ricorda quando eri chiuso nell'autodoc? Si gira verso di te, sollevata annuisce. Poi si allontana e il suo viso svanisce. Ok, fammi vedere se tu c'è un altro modo per farlo entrare senza andare là sotto. Va bene. Ti indica se gira la mano a pugno e poi appoggia annuendo. Prendi il pulsante per salire, prendi il pulsante per scendere. Quindi io ho già fatto questa cosa qui, possiamo lasciarla a questo posto. Cosa abbiamo qua? Ah, sistema di controllo della torretta.
Recruiting. Contenting. Conducting. Ce l'abbiamo. Disattiva la torretta, anche se l'abbiamo già distrutta. Abbiamo qua sotto roba interessante? Mi sembra di no. A vederla. No, direi che non c'è niente, assolutamente nulla. Torniamo su. E vaffan... Non so come ha fatto a cadere. C'era pure la... il corrimano. C'è un potenziamento fucile e coltello qui, mi pare di ricordare. Va bene, vediamo se lo becchiamo. Allora. Qui non lo vedo, eh. Allora, andiamo all'ascensore. Scendere. L'ascensore scende in una piccola stanza angusta, piena di comandi elettrici. Non c'è spazio per muoversi, e nell'aria si diffonde un forte ronzio proveniente dai macchinari simili a quelli di una sega dell'autodoc. A quanto pare questa posizione consente di controllare manualmente la corrente, anche se sembrerebbe essere esclusivamente a misura d'emergenza. Il terminale piano superiore invece può fare da remoto a patto che sia sbloccato. Saputo questo, prende l'ascensore e sale in una stazione di smistamento. Potevano farla però la stanza. Oddio, però è una stanza così piccola... Proviamo a salire. Dove stiamo salendo? Dove finiamo qui? Funziona verso terra, fa un gesto rapido con la mano, tocca, va bene. Ripara facile. Pacco di sigarette che prendiamo. Lo scotch. Perfetto. Uno schedario con questo. E qui si scende. Allora, direi che possiamo farla stare qua. Abbiamo spostato i comandi. E va bene così. Christine, parla. Cenno verso di te, indica la porta in modo inquieto e fa il gesto di spingere con la mano, sembra esitare. Ho trovato un modo per far eseguire il bypass da qui. Dovresti riuscire a usare il terminale anziché scendere sotto. Annuisce grata, guarda in direzione del terminale, poi guarda te, sorride e fa cenno che è tutto a posto. Già tutto a posto, è meglio che te lo fai piacere. Vabbè. Stare bene qui? Annuisce, poi indica la tua mano e ti offre la sua. Le prendi la mano. L'afferra, fissandoti intensamente negli occhi per alcuni istanti. Stringe delicatamente la tua mano, poi lascia andare. Usciremo da questa situazione. Strizza gli occhi determinata, annuisce un'ultima volta. Hai perso l'abilità extra segnale interferenza di Christine. Il campanile. Da lì dovrai dare inizio all'evento di gala. È piuttosto in alto. Sono sicuro che troverai un modo per salire fin lassù. Adjacent to the elevator door. Di affianco alla porta dell'ascensore. Eccolo qua, infatti. Codice distributore automatico. Olofucile, componenti rinforzati. Grazie. Grazie. Grazie, re dei poveri. Perfetto, l'ultimo nel campanile. Allora ci andiamo. Tra l'altro, il nostro obiettivo. Quindi saliamo. Andiamo verso il campanile, che è il luogo dove noi dobbiamo andare a far partire il gala e aprire il casino. Allora, fermo un secondo. Mi sono perso qualcosa. Allora, qui siamo abbastanza ok. In realtà, vai, ripara questa. Coltello lancia. Usa un altro coltello lancia per... A posto. Coltello cosmico pulito. Coltello cosmico pulito. E va bene. Binocolo. Armatura del serramadre. Occhiali da lettura. Abbiamo un sacco di lenti da vista. Gli occhiali da sole, va detto. Pigiama sexy. Li ripariamo. Tutto l'assassino è a posto.
Ok, niente, va bene, allora vado. Però equipaggiamo la cosa che dobbiamo usare. Dai. Comunque, non pensavo che mi piacesse così tanto la build disarmato. Non l'avevo mai fatta. Veramente figa. Allora, adesso dobbiamo andare verso Salita del Sol e andare alla zona nord dove c'è il campanile che è qui. Ok. Quindi c'è ancora una zona da esplorare, ma questa volta senza compagni ad aiutarci. Anche se in realtà l'unico che era veramente utile era Dog. Anche se Domino faceva il suo. Nel combattimento, intendo. Perché l'abilità più utile c'era sicuramente di Indomino. Qui. Che fa andare di qua? Ah! Mi ha fregato. Era meglio fare. No. Era l'esca Dogmit? Non ho capito. Sì, ma Domino spara cazzate, è vero. Continuava a parlare e rompere il cazzo, Domino. Quindi effettivamente è un malus. È un punto a suo svantaggio. Non so dove sto andando. Meglio che non provino a lasciarmi qui. Sì. Ok, ho sbagliato strada, quindi direi. Allora. Mi sa che so dove devo andare, ma mi devo ritrovare. Ecco, di qua. Dovrebbe essere di qua. Qua a sinistra ci dovrebbe essere la porta. La trappola è la via corta, ma da lì non si sale. Eh sì, infatti. Qua bisogna andare. Allora. Direi di passare di qua. Facciamo ad andare di là passando da questa porta? O è un vicolo cieco? No, è un vicolo cieco. Niente. Tra l'altro non abbiamo trovato tutte quante le borse, le valigie, ma vabbè, sti cazzi anche, sinceramente. Ok, dovrebbe essere di qua. Sì, mi sa che ci siamo. Vedo un po' di gente. Inizio anche a sentirla. Salve. Un bel diretto su questo scarafaggio. A posto. Ed esplode male. No, non è esploso però per troppo. Sarebbe stato figo. Dobbiamo passare però. Zona nuova questa. Ci sono trappole per rossi non ancora attive. Ma lui si attiva la trappola per rossi su di lui? No, eh. Peccato. È solo exp, nel gioco ce n'è fin troppa. Sì. Sì, non è nemmeno troppo utile. Allora, filo d'inciampo. Riattiva questo. Con una bella trappola per orsi, annessa. Vestito primaverile. Distributore. Qual era il pezzo che abbiamo preso adesso? La calibrazione avanzata?
O era i componenti rinforzati? Non ricordo. Però possiamo vederlo, no? Guardando le mod che abbiamo per loro fucile. Calibrazione avanzata abbiamo. Quindi dobbiamo prendere le componenti rinforzate. Esatto. Una sola, però non 34. A posto. Aumenta la condizione dell'arma per 50%. Vabbè. Non mi sembra troppo utile. Detta così. Beh, magari è utile. Magari è una descrizione di merda soltanto. Oh, salve. Arrivo, scusate un attimo. Oh no. Meno male che si è fatto esplodere in faccia il coso. Ok, bel montante. E diretto. Bello lì. Se lo usi è utile, sì, effettivamente. Perché non puoi ripararlo. Giustamente, non è un altro fucile. Però se hai il kit per riparazione puoi ripararlo. Buonanotte, Wadlisuri. Buonanotte. Oh, salve. Sto morendo. Sto morendo. Sto morendo. Mangiamo roba. Roba. Gomma da masticare. Vai, che aumenta di un punto salute. Molto utile. A posto. Direi che patatine e basta. Sarebbe piaciuto, eh. E molti becchi due diretti in faccia. Basta uno. Tutto bellissimo da indossare quando la trovi a Big Mountain. Vero. Salve. Vai, lancia. Ho fatto la finta. Lancia, lancia. Salve. Ci sono anche i beep qua. Oh, bene. Perché senza l'abilità di Christine qui si esplode subito, eh. Durano un cacchio sti beep. Mi sa che è sopra. Che sento il suono, ma mi sa che è sopra. Prendiamo la pistola nel caso non ci arriviamo. O è sotto, eccolo. Però era sopra, tecnicamente. Porca merda. Terminale. Registro personale. Il signor Yesterday ha detto che un incidente può facilmente passare sotto silenzio, perché, dopo tutto, nessuno ha visto cosa è successo quando è crollato il patio insieme a tutta quella balconata. Probabilmente possiamo anche far sparire le cartelle mediche relative ad altre persone coinvolte, il che non sarebbe affatto male. Eppure sono nervoso, stiamo veramente rischiando grosso. Non ci vorrà molto prima che la gente capisca che la villa è tenuta insieme con lo sputo. Saremo anche protetti dal punto di vista legale, ma quello che stiamo facendo è davvero criminale. È come se non volesse che questo posto durasse per sempre. Non ero già 3 su 8? Di nuovo mi è uscito? Comunque quest'arma è fin troppo forte messa così nel DLC. Sbilanciatissima anche con armi basse. Ti riferisci a... al pugno? O il loro fucile? Penso il pugno, perché stavo usando quello. Che abbiamo qua sotto? Niente. Assolutamente nulla. Molto bello questo posto qua sotto. Oh, coso di Dean. Coltello cosmico. Steampack. E va bene così. Ne mancano due in teoria. Ma non penso che li troviamo. Il pugno, trancia gli arti, sciotta quasi... Eh sì, questi qui sì.
Anche perché basta che gli rompi un arto e muoiono, tecnicamente, senza che tu gli levi tutta quanta la vita. Quindi è veramente molto comodo questo qui che fa anche danni extra agli arti. Allora, andiamo al campanile. Campanas del Sol. Wow. Filo d'inciampo? No, eh. L'aspettavo. Devo venire con calma tutto quanto. E direi che la caviamo abbastanza facilmente. Stavo per andarci sopra. Ok, fluido per imbalsamare. Tubi chirurgici e sega ossa. È tipo il becchino questo. È tipo la camera mortuaria. Di questa che sembra una piccola chiesa anche, sembra. Cioè, più che una piccola chiesa, un luogo dove si va a commemorare il morto, no? Ce l'avete presente prima di andare a fare la sepoltura? Non so come si può chiamare chiesa, non penso. Occhio dietro gli altarini? C'è un'arma dietro. Ah, questo quindi è quello di Padre Tulli. Torna tutto qui. Questo qui è l'altare di Padre Tulli. Perché se lo ricorda Padre Tulli. Oh, salve. Un bel diretto. No. Oh, merda. Un bel diretto in faccia prima che non lo colpisce. Va bene. Porco due. Pezzo di merda. Ok. Vai, fammi la corsa in faccia. Fammi la corsa in faccia. Dai che mi ha preso. Spero mi mancasse. Buono, che è esploso. Più abbiamo rischiato, eh. Più abbiamo rischiato un sacco qua, eh. E livello. È livello pari, tra l'altro, se non sbaglio. Quindi facciamo anche il perk. Vediamo che perk prendere. Oh, salve. Diretto. È andato. Eccoci. Allora. Volevo aumentare qualcosa, ma non mi ricordo cosa. Era l'eloquenza forse che volevo aumentare. Non mi ricordo cosa volevo aumentare. Tanto arrotondiamo questi. Magari un po' l'eloquenza sarebbe il caso di aumentarli. Iniziare ad aumentarla un po'. Sopravvivenza anche volendo, sì. Aumentiamola a 40 l'eloquenza. Mettiamo la sopravvivenza a 50. E mettiamo 3 punti a scasso. Così mi basta avere. Così in teoria ho 70, ho 73 o 75 di scasso in questo momento. Perché ho il bonus del più 2 degli occhiali. No, però mi basterebbe 71 per arrivare a 75 di scasso. Perché il bonus degli occhiali è più 2.
Senza cappello sto contando, ovviamente. Ne mettiamo 71 scasso e mettiamo 2 punti a... Boh. Disarmato? O armi da mischia? Che dite? Io vorrei arrivare a 90 disarmato. Però non so quante riviste ci sono ancora di pugilato illustrato. Andiamo nel disarmato, dai. Allora, vediamo se abbiamo perk interessanti nuovi. Spara e prega, no, direi di no. Quindi tra quelli che abbiamo, io direi di prendere o palmo paralizzante, che viene molto comodo, o scheletro di adamantio, può essere comodo. Purificatore è assolutamente da prendere prima o poi. Donatore di vita anche, 30 punti ferita extra, non sono male. E avevamo anche durezza, che era interessante, che aumenta di 3 la soglia di danni, che è molto buono, 3 soglie di danni. Vediamo quelli che non possiamo ottenere, se c'è roba interessante. Fedeltà feroce, professionista, esperto dei banchi di ricarica, casa sulle montagne, la truncola, presenza terrificante, eloquente 70. Amico degli animali, Mr. Sandman, sta indietro, plasma non mi interessa, cosa silenziosa. Abilità delle arti marziali e leggendari. Infliggi danni ingenti aggiuntivi con armi da mischia disarmato quando il nemico tenta di bloccare i tuoi colpi. Però questo serve soltanto quando tu combatti contro uno che usa... che si sta parando. Cioè, uno con un fucile non ti serve questo. Gambizzatore. Piromane, pronto all'azione. Sugli danni esplosivi al 50% aumentata. Sciacallo terrificante, immunità furtivo principati del cadavere di un super mutante di un ghoul feroce. Il fatto di essere sovraccaricato non ti impedisce più di utilizzare spostamento veloce. Vigilanza. Chimico. Passo leggero, ormai direi che non ci serve più. Possiede l'abilità di riparare qualsiasi oggetto usando un oggetto simile. Ok. Completamente migliorato. Fusione fa emettere una corona di energia nociva ai nemici che hai ucciso con l'arma energia. Non mi interessa. Umulazione. Fuoco concentrato. Infiltrato. Ninja. Attacchi da mischio disarmati con ogni 15% di occasioni per colpi letali per ogni colpo. Attacchi furtivi infliggono 25% di danni in più del normale. Questo è anche figo. Ogni volta che dormi tutte le radiazioni vengono rimosse. E ninja sembra interessante. Questo però dire che non arriviamo all'agilità 7. Purtroppo. Era questo giusto che volevo prendere ma non ci arriviamo. Scusate. Lezioni apprese. Ah giusto che c'è la cosa del... sì. Ce la facciamo sempre, sì, prima o poi. Se facciamo che impianto... l'impianto ci arriviamo, non mi ricordo. Poi vediamo adesso. Sei a casa sotto... ben riposato anche se non uso un letto. L'impianto GRX. Però ci vuole stamina 8. E non penso di avere la stamina 8. Pesante fardello. Ovviamente sono contaminato con un equipaggiamento più vince. 50 libri di equipaggiamento in più oltre a schiena resistente. Va bene. Pieno giorno. Ogni volta che accendi la luce del pipboio ottieni un bonus al furtivo per compensare la penalità della furtività data dalla luce. Che strano come perk. Quattro di fortuna. Finisce un combattimento con 1025% per 3 minuti. Sei immune ai colpi letali mentre i nemici finiscono. Va bene. Qui resetta il karma. E qui resetta il karma. Ma
Io direi che per adesso, tra le cose che abbiamo, direi o durezza o direi durezza a sto punto. Perché ci sono questi tizi che ci rompono i coglioni, che ci fanno danno. Direi durezza. Diamoli durezza, che ci aumenta di 3 la soglia danni. Che è molto buono, molto molto buono. In questo momento abbiamo 26 di soglia danni. Ma mettiamo il coso, non il cappello di merda. Dov'è? Non l'elmetto del Sierra Madre, ma voglio mettere il casco da cantiere. Arriviamo a 28 di SD, che non è male. Che non è affatto male. E quindi durezza 2 ci aumenta altri 3 punti. Comunque sì, siamo proprio in una camera mortuaria. Che è comodo. Chi è? Oh, salve! Mi hanno mancato non so come, ma mi hanno mancato. Guarda che sono belle potenti queste lance che trapassano i muri. È vero che è fatto con lo sputo, dicevano, però... Come si siamo messi così male? Facciamo una cosa. Facciamo una bella cosa. Dai. Ci divertiamo qua. Aia. Battaglia a palle di neve. Dai, dai, dai. Dai, 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 dai. Prendetelo in culo. Preso. E va andato. Adesso mi stanno inseguendo. Adesso arrivano. Però sto morendo. Dio santo. Di nuovo. Bene. Facciamo una cosa. Se mi vengono dietro. Bomba a gas. Anzi. Mettiamola qui. No? Direi che è comoda. Abbiamo delle mine anche. Beh dai. Direi che tra un po' faranno boom. Posto. Arrivano, arrivano. Schedari. Questo mi ha sbagliato fermacarte, non volevo. Vai. C'è la microfusione. Ok. Pianto. Armamento attrezzi. Ok. Non sono morti però. Come non sono morti? Come hanno fatto a non morire? Scusami. Come funziona, signori? Vedete qua? E mo sì che è morto. Vedete qua? Dai. Non è morto. Andato. Va bene. Immagina se uno arrivava proprio in quel momento e scopriva tutto con te sopra. E se stessimo giocando a Dishonored sicuramente sarebbe successo. Ma sto giocando a New Vegas. In Dishonored succedono sempre queste cose quando lo gioco io. Prendiamo il pugno. Aia. Dio santo che male. Mi stanno facendo un sacco male questi.
Oh. Simpatico. Pistola, polizia. E picchia forte anche contro di noi per questo pugno. Va bene. Avrei dovuto salvare, eh? Ok, qui è a posto. Possiamo salvare tranquillamente. Andata. Cassettiera. E niente. Possiamo andare. Dovremmo essere arrivati praticamente. Cazzo di munizioni. Ottimo. Ok. Aia, non l'avevo visto. Fanculo. Ok, ci siamo. Ci siamo e direi di fare una cosa. Al volo. È uno steampack. Per gradire. Salviamo qua. Andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Ci siamo. Oh. Codice distributore automatico. Ho lo fucile zoom. E super steampack. O no? Possiamo sentire tutti? Meno male che ho installato le radio nei collari. Grazie al Pip Boy riesco a sintonizzarmi. Potrei riuscire a strappargli il Pip Boy dal braccio senza ucciderlo. Almeno questo spara dritto. Speriamo bene. Giustamente. Andiamo. Ci siamo. Riesci a sentirmi? Dannati ricetrasmettitori. Proviamo a collegare i collari all'altoparlante nella torre. Ecco, fatto. Ok, questa è Christine. Christine, qui siamo quasi pronti. Singolo gruppo proviene all'altoparlante, poi silenzio. Pronti. Entrambi. Terrò Dog chiuso nella gabbia. Tu nel frattempo apri il Sierra Madre. Che diavolo stai aspettando? Forza, dai via le danze. Attento però, se credi che la villa sia pericolosa adesso, non hai ancora visto nulla. Perché lui c'ha l'eco? Vabbè. Ci sono, fate partire l'evento, facciamolo. 3, 2, 1. Finalmente, ora si apriranno i cancelli. I cieli. Ok. Un po' brevi i fuochi d'artificio, però. Andiamo. Direi che si corre. Non ho voglia di fermarmi a ammazzare tutti, anche perché sono tanti. Salve. Oh, ma è qua sbagliato strada. Oh merda. Via di qua. Lì sopra quando si vede se posso effettivamente uccidere se ok, sì. Ok, li ho presi alle spalle, in teoria. Oh merda. Ho sbagliato strada, dovevo andare subito qua a destra. Via. Salve. Ammazzarli tutti è una perdita di tempo senza senso, secondo me. Certo, facciamo un bel po' di esperienza, però.
ci siamo quasi. Ci siamo quasi. Aia. Siamo quasi. Ok. E qua. Allora, curiamoci, altrimenti qui moriamo male. Basta un bel colpo ben assestato di qualsiasi cosa e moriamo. Va bene. Steampack. Ok. Direi che fra poco possiamo entrare nel Sierra Madre. E prima di entrare però voglio lasciare delle cose fuori che non ci servono. Salve. Come beep. Ok, allora prendiamo la mod per il fucile. Lo zoom. Sarebbe stato ancora più bello con 2M, lo zoom. Però purtroppo non è sempre Natale. O lo fucile. Zoom per lo fucile. Andato. E direi devi installarne un'altra. No, dovremmo essere a posto. Sono solo 3, giusto? Ok, allora lasciamo le cose che non ci servono. Quindi un bel po' di aste lanciacoltelli. Può anche quasi tutte, potremmo lanciarle. Coltello cosmico lo lasciamo, ne teniamo dai due puliti. Uno pulito, coltello lancia lo lasciamo. Dinamite la partiamo, fucile automatico lo lascio. Granata la porto, mazza da baseball la lascio. O il fucile lo tengo. Pistola polizia la teniamo per ripararla. Pistola laser non mi serve, la lasciamo. Pugno tra quella d'osso ne lasciamo un paio, però ho lasciato quello con le modifiche. Ecco. Anzi, facciamo così, ne prendiamo due e uno lo uso per riparare adesso. Tubo di piombo andato. Vestiti, cappello lo porto. Questo è distrutto, lo possiamo lasciare. Elmetto del Sierra Madre lo portiamo. Lenti da vista, va bene, adesso non pesano nulla. Pigiama sexy, aumenta di uno carisma, ok. A posto. Direi che il casino si entra quasi nudi perché ci potevamo fare più lingotti possibili. Sì, assolutamente. Sono d'accordo. Le varie, che ci siamo presi, quindi barattoli di residui di nube non ci servono. La colla, l'abraxo, il fermablocco delle finanze, delle profitti, il fermacarto. Quante belle cose inutili che ho preso. Lattine, luce pilota, nastro adesivo. La palla 8 la lasciamo, dai. I rottami di ferro. I rottami elettronici. La scacchiera. Tazza da caffè, tostapane, tutore medico e chitarra acustica. E anche piccolo libro carbonizzato, a posto. Non buttare la bracchetta, ci puoi sempre. Vabbè, ormai l'ho tolto. Ah, ma ora sono attivati quei cosi. Ok. Direi che è il momento. Entriamo nel Sierra Madre. Questo cancello conduce direttamente al casino Sierra Madre. Una volta entrato potresti non riuscire a tornare alla villa. Vuoi procedere? Continua verso il casino. Aridaglie.
Eccoci. Da inizio l'evento di gala. Svegliati. Ehi tu, lì dentro, riesci a sentirmi? La corrente è instabile. Energia di emergenza. Sei dentro. Bene, anche se potrebbe essere la fine per te. Purtroppo anche i tuoi amici sono riusciti a entrare. Hanno perso i sensi, proprio come te. Se non hai capito, la sicurezza del casinò ti ha colpito. Rileva tutto ciò che è esterno, radioattivo. Controlla il visitatore, lo sposta se vuole. Ah, ci sono interferenze delle vecchie registrazioni. Gli ospiti intrappolati qui. Elimina quei rumori. Il casinò ha spostato i tuoi amici una volta dentro. Potrebbe essere utile o no. Saranno venuti ad aiutarti o a ucciderti. Ma il mio segnale dovrebbe arrivarti attraverso gli altoparlanti ora che sei dentro. Benvenuti al Sierra Madre in tutta la sua gloria. Questo è ciò per cui il vecchio mondo si è battuto. Anche con bombe che gli piombavano addosso. E guardalo ora. Ottimo, gli ospiti sono tutti morti. Meglio così, silenzioso. Proprio come dovrebbe essere il Mojave. Ora il casino sta dormendo. Ha degli ambienti ancora chiusi e non potrai uscirne. Ce la faremo, fidati, ma devi svegliarlo. Ok. Un motivo per cui non piace questo DLC, non mi fa impazzire questo DLC, diviso in due parti, dove alla fine le situazioni si ripetono fin troppo. E alla fine, sì, è vero, ma questo qui vuole essere un po' più un, diciamo, un epilogo del rapporto con il Companion, anche se, oddio, non è che c'è stato questo gran rapporto. Fosse stato un DLC più lungo, con più roba, ok, avrebbe più senso un confronto finale con il Companion, nel senso, in base a come hai agito con lui, si comportava qui alla fine. Però forse per un DLC così breve è un po' ridicola la situazione. Sembra effettivamente un ripetersi di quello che è appena successo. Ci sia, esatto. Che rapporto c'è? Praticamente non c'è un rapporto. Attiva sicurezza olografica. Codice di sicurezza attivazione mancante. Comandi musica. Recupera musica sottofondo dal teatro. Comandi teatro non accessibili. Ristorante non accessibili. Suite non accessibili. Quindi niente. Va bene. Allora, missione. Uccidi la bestia. Accede l'armadietto dei contatori del casinò. E ripristina la corrente al resto del Sierra Madre. È chiuso. Oh, la fantoma. Ristorante chiuso, Cantina Madrid. Casinò e puoi entrare. Non mi ha visto? Come fa a non vedermi? Torniamo dopo, eh. Sto cercando di entrare. Vabbè. Molto bello. Questo abbiamo le suite e il teatro. Che però è chiuso tutto quanto. Sì, dobbiamo andarci dopo. Niente. Ma sai che quasi quasi una bella bevuta dal chess per caricare la salute la faccio. Christine se la tratti bene a quel momento in cui vi date la mano. Ce la faremo. Poi di sopra gli dice che è un mostro. Sì. Abbastanza. Eh sì. Dead Money DLC. Bere l'acqua dal cesso. Dead Money gameplay volevo dire.
A posto. Senti con che gusto poi la beve. Senti proprio. Ah, a posto. Ci voleva. Ok. Ah, guarda che simpatico. Andiamo. Oh, ok. Sei più pulita dell'acqua spraga che ti bevi. Eh sì, effettivamente sì, molto comoda. Qui abbiamo un distributore automatico. Anche se credo che non prenderò nulla. Lo zoome. Va bene. Un libro, però è inutile. Andiamo al casinò. Stai attraversando il passato. Pochi l'hanno visto e nessuno lo vedrà più. Ho lavorato sodo per arrivare fin qui. Otterrò quello che mi serve prima di andarmene e mi darà sempre il benvenuto. Ora trova un modo per svegliare il fantasma e ricordagli che ha compagnia. Ok, qualche steampack ne abbiamo pochini. Quanti ne abbiamo, scusami? 34. Oddio, pochini. Non mi vede, sono completamente cieco questo. Vabbè. Chiuso. Però in teoria non posso. Via. Controllo l'ologramma. Verifica stato l'ologramma sicurezza. Guardia le scale del bar. Imposta pattuglia ovest casino, pattuglia scala del bar, programma sicurezza. L'attenzione è liberata in sera madre. Per ordine del signor Sinclair in persona, si prega gentilmente di non manomettere o distruggere in alcun modo gli emettitori degli ologrammi di sicurezza. Si ricorda che gli ologrammi sono adibiti alla protezione nostra e dei nostri gentili ospiti. Grazie. Direzione di sera madre. Mettiamola a pattugliare le scale. Tira sale su, no? Corretto. Oh, vai. Sì. Sto zitto, scusami. Scusami. Vai. Vai a pattugliare. Fatto una faccia triste. Va bene. Allora. C'è solo lui, no, a pattugliare, in teoria. Non ricordo male. Almeno in questa zona qua. Oh, merda, salve. Questa distanza non mi vede. Vaffanculo. Pure. Gioco alla roulette. Casinò Sera Madre chiuso al momento. Una volta ripristinata la corrente a casinò, sembra che si ricomincerà a giocare con croupier ologrammi che monitorano i tavoli e i distributori. Pensavo che si stesse con blackjack e scudo di lusso, però no. Invece no. Purtroppo. Niente blackjack e scudo di lusso. Schedario. Pacchetto di sigarette, però lo prendo. Niente. Ah, ecco, lì c'è un emettitore. Riusciamo a raggiungerlo? Sì, disattiva. E abbiamo disattivato quale? Quello sopra. Ok. Però abbiamo disattivato quello sopra. Corretto? Corretto, non c'è più. Dov'è sto amico? Eccoci. Qualcuno ha bevuto un po'. Puntini fancy lads. Comunque sì, questa zona qui.
È proprio Bioshock. Mi ricorda molto Bioshock, questo posto qua in particolare. È proprio lo stile Art Deco, che comunque è quello lì, anche in Bioshock. Però le ringhiere e tutto quanto, mi ricorda molto un sacco quello. Rapture, più che altro. Buonasera, Treno, buonasera. Codice di sicurezza casino. Sheila. Il codice di accesso all'ologramma di sicurezza della tesoriera è Mr. Frizzle 17, top password. Non te la scordare di nuovo, perché se vengo a scoprire che sono stato io a dartelo, potrei rimetterci il lavoro. Ah, la password, vabbè. Ci vediamo all'armadietto dei contatori dopo l'evento di gala. Punto di domanda, Bill. Va bene. Sinclair, migliore di Andrew Ryan? No, Andrew Ryan... Sinclair è un po' un tizio gabbato... Andrew Ryan è proprio... È un personaggio, dai. Sinclair è molto... Cioè, molto meno caratterizzato rispetto a Andrew Ryan. Anche molto meno spazio, anzi. Non appare praticamente neanche in questo gioco. Eccoci. Sì, c'è, ma è morto, cioè, voglio dire. Ora cambio tutte quante le mie password in Mr. Frizzle. Con due Z, mi raccomando, eh. Terminale ufficio sicurezza. Note dei protocolli di emergenza. Stavo leggendo questo. In caso di incendio, perdite di fluidi chimici, attacchi nucleari o altre minacce del casino, le porte esterne e interne si bloccheranno ermeticamente, proteggendo l'incomunità degli ospiti. In quel lasso di tempo gli ologrammi entreranno in modalità offensiva fino al termine dell'emergenza. Vedo che la prudenza non è mai troppa. E se ci fosse un'altra perdita al cantiere, per non parlare delle fughe di gas nelle cucine, se mai succedesse, il casino diventerebbe un inferno di fiamme, che è quello che è successo. In caso di attacco nucleare, si sono chiuse tutte le porte e gli ologrammi sono diventati in modalità aggressiva. Offensiva. Sì, ma come un cretino anche Sinclair. Protocolli di servizio 2.3. Gli ologrammi sono dotati di protocolli di servizio e di protocolli di sicurezza. Gli ologrammi dotati di protocolli di servizio svolgono le funzioni di intrattenitori, mercanti di basso livello o, nel caso del casino della Sera Madre, persino di supervisore a tavoli di gioco. Tali ologrammi di servizio eseguono procedure di routine e non sono in grado di svolgere funzioni di sicurezza di alcun tipo. Gli ologrammi non possono muoversi oltre il raggio d'azione dei propri emettitori e sono ottimizzati per svolgere funzioni semplici e localizzate nello spazio. Entra in modalità offensiva, quindi ammazzano tutti gli ospiti. Sì, ed è proprio una grandissima idea. Ed è quello che è successo. Sono morti tutti quanti. Tranne Vera, Dindomino e Sinclair. No, loro tre non sono morti così. Dindomino non è neanche morto ancora, quindi... Per ora. Ryan e House sono simili. Hanno, più che simili, hanno la stessa ispirazione, ovvero Howard Hughes. Sent. Sent. No. Dean. No, però non è Dean. Sent. Rest. No. Sent. No. Sent. Rest. E dance. Perfetto. Abbiamo la plot armor, è vero, sì. Verifica stato ologramma. Beh, in teoria, cioè, Vera è comunque morta poco dopo. E Sinclair era già morto. E Dean... Oddio, Dean... Non ho mai capito che cazzo di fine ha... Cioè, dov'era Dean quando sono esplose le bombe? Non mi ricordo di sta cosa. E comunque lo trovi fuori dalla Sera Madre. Non lo dice? Ce lo dice dopo che cosa stava facendo? Non me lo ricordo. Verifica se di ologramma di sicurezza. Pattugliamento ufficio della sicurezza. Guarda la porta... fatto. Vai lì. Vai lì. Qui che abbiamo un autodoc. Cura dei dati menomati. Comodo.
Portacenere. Arpezzi. Assenzio. Lenti da vista, aspetta, riprendo. Questi ok. Lobby del Sierra Madre. C'è un po' di gente morta, eh? Voleva scappare ed è morta. Questa porta è chiusa ermeticamente a causa di una fuga di gas. Se forzi la serratura della porta non riuscirai ad aprirla dall'interno. Fino a quando non avrai risolto, non avrai chiuso le valvole del gas e frenato dog. Chiede manutenzione e emergenza richiesta. E infatti non dice nulla su cosa stava facendo uno, sono esplose le bombe. Scusami, è uscito uno psycho. Ah, era sotto probabilmente, vabbè. Per fortuna è completamente checkato. Terminare controllo di gestione di sicurezza. Verifica stato ologramma. Stanza sala interruttori. Ah, ah. Sblocca porta armadietto contatori. Sblocca. Lista di sicurezza 1. Reclamo. Signorina Purvis, ubriachezza e condotta molesta. Archivio procedure di sicurezza Sierra Madre, ore 23.02. Guardia di turno, Morris Tyler. Descrizione dell'incidente. Ore 22. Ricevuto un reclamo riguardo a rumori molesti nel locale del bar superiore. Poi una chiamata d'emergenza dalla zona delle casse del piano principale riguardo a un pipistrello rugoso sul soffitto. Giunto sul posto, ho notato degli ospiti schiamazzare contro la signora Millicent Purvis, 72 anni, la quale si era arrampicata sul cornicione del locale bar superiore e stava camminando lungo le travi di supporto, sostenendo a gran voce che sarebbe diventato un equilibrista circense. Aveva già inciampato su un oleometitore. Aveva già inciampato. Avere inciampato suona malissimo. Senza riportare danni, stava invitando gli ospiti a unirsi a lei sulle travature per utilizzarli come scimmie da circo. Mi sono arrampicato, l'ho raggiunta e l'ho intrappolata nei pressi delle travicelle sopra la zona casse. Quindi ho chiamato la figlia per portarla via dalla stanza. Non si riportano danni alle travicelle o agli emettitori. La figlia della signora Purvis era visibilmente sconvolta all'incidente e troppo imbarazzata per intraprendere qualsiasi azione legale perché, parole sue, non voleva causare altri guai al signor Sinclair. Bisogna bloccare l'accesso alle travi per evitare di ripetere incidenti simili. Proprio... aver inciampato mi fa veramente, suona veramente male. Cioè, mi suona veramente male. Io sono inciampato, non ho inciampato. Mi suona un po' di ho stato io. Cioè, suona veramente male. Ho inciampato. L'altro giorno ho inciampato. Suona da schifo. Oggetti con 3G, vabbè. Ormai qui... zoom e oggetti. E che sono oggetti giovani questi, per questo, 3G. Archivio procedura di sicurezza Sierra Madre 803. La figlia della signora Purvis ha chiamato per sapere se avevamo trovato la borsa di sua madre, che potrebbe aver perso durante la passeggiata di ieri sera. Abbiamo trovato la borsa incriminata sul pavimento del piano principale. Al suo interno non c'era nulla di valore, forse è stata derubata da qualcuno, o forse il contenuto si è rovesciato durante l'incidente la notte scorsa. A posto. Molto interessante questa storia della signora Purvis. Vediamo un attimino come siamo messi con questo coso. La motore si è armata e rinforzata. Esteticamente è diversa. Prendiamo. Non mi sembra troppo diversa esteticamente. Anzi, mi sembra proprio uguale. Perché qui c'è un po' di luce. Vedete qualcosa magari. Questa è quella... ok. E questa è quella rinforzata. No, a me sembra assolutamente uguale. Vabbè. Usiamo quella rinforzata. Oh, un emettitore. Disattiva. Emettitore disattivato. Elmetto rinforzato.
La vista le prendo. Scrivania assistente capo di sicurezza. Occhiali da sole. Quindi era un figo il capo della sicurezza, visto che portava gli occhiali da sole al lavoro. Meeting misure di sicurezza. Mi sa che non te ne sei accorto, ma Sinclair oggi ha delineato le misure di sicurezza. Si è reso conto di quello che stava succedendo al telegiornale e ha deciso di prepararsi in caso di attacco cinese su suolo americano. Ci ha istruiti sulle funzionalità aggiuntive degli ologrammi, quindi ci ha illustrato la costruzione del casinò, i protocolli di emergenza e il segnale che diffonderemo per l'evento di gala. Anche se è un pazzo squinternato, devo dire che ha coperto tutte le basi con professionalità. Immagino che l'isolamento del casinò fosse intenzionale. Non so bene cosa stia cercando di proteggere, ma di certo sembra essere decisamente paranoico. Credo diventato paranoico per la protezione del Sera Madre. Più nello specifico, di Vera. Molto facile, porta. Posto. Scatola di primo soccorso, acqua purificata. Vai. Oh, vodka? Può essere comoda la vodka. Momenti come questi. Lobby del Sera Madre. Vai, tasto. E scendiamo sotto. Dovremmo aver aperto la porta, no? Allora, qui c'è ancora quel tizio che ci rompe le palle. Facciamo con la signora Purvis. Oh, salve. No, non mi ha visto, signora. No, 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 non mi ha visto. Assolutamente non mi ha visto. Ci sono delle fish lassù. Se non sbaglio, dietro la porta, al lato dell'ologramma, dovrebbe esserci il coso per disattivarlo. E poi lo vediamo, assolutamente. Però aspetta. Io dovrei poter scendere sotto. Dove si scendeva già sotto? Secondo me li sopravvaluti, no. Dai. No, questo è che... Cos'è che ho aperto? Ho aperto una porta, in teoria. Che porta ho aperto? Schedario. No. Va bene, qui ci vuole la chiave. E va bene. Che porta ho aperto? Non questa. Neanche questa. Qui è tutto aperto. E direi che dobbiamo scendere di là, per forza. Anzi, facciamo una cosa. Spostiamo l'ologramma. Perché adesso si sta proprio davanti dove dobbiamo andare, in teoria. Pattuglia casse. Vai. Non c'è più, stanno andando a pattugliare le casse. A posto, quindi direi che possiamo andare tranquillamente. Pigliate un bel bicchierino, va, ti può servire. Ci sono delle fish laggiù. Soldi, pacchetto di sigarette e soldi, addirittura. Porcine. Andiamo, eccolo qua. Disattiva emettitore. L'ologramma spento. Sale gli interruttori. Ci siamo. Abraxo. Nastro adesivo, rottami di ferro. Acqua purificata. E ci siamo. L'hai svegliato? Bene. Le frequenze si stanno accendendo ovunque. Posso dire che, per quanto mi riguarda... Le eco dei morti sono nelle frequenze. Il sistema di sicurezza del casinò si sta spegnendo. Stanno aprendo l'area di vendita e gioco d'azzardo nel retro. Chissà se c'è qualcosa in vendita. Forse ora che la sicurezza non c'è più, puoi muoverti più tranquillamente. Quando sei pronto vai verso l'ingresso e ci occuperemo dei tuoi amici. Ok. Posso dire che per quanto mi riguarda come DLC è meglio Mothership Z. Oddio. Come gameplay effettivamente non è proprio sto granché su DLC. Però
Mothership Z non ha nulla dell'ambientazione di Edmonemo, è infinitamente meglio. Però posso capire perché non piace questo DLC, assolutamente. Il gameplay non è troppo divertente, diciamolo. Il cassiere olografico di fronte a te, tremolante, sembra... Ok, quindi possiamo dare il denaro bellico. Oh no, ho tolto tutto quanto le fish. Mi ha dato il denaro a posto. Allora, gli do tutto quanto il denaro. 500, ecco. Vai. Sì. Vai. E ne abbiamo 2000 adesso, in teoria. Gioco alla roulette col cazzo, uno dei giochi più noiosi mai inventati dall'uomo. Se c'è il blackjack, faccio il blackjack, se no... Blackjack. Eccoci. Puntata massima. E si inizia a giocare, direi. 20, sto. Pareggiato. 19. Lui ha un asso. Però non ha un 10. Perché altrimenti avrebbe già fatto. Io col 19 sto. Bravissimo, continua a pareggiare. 14. Coppia giù. 21. Che buco di culo. Distribuisci. 17 carta. 18. No, 19. Carta. Allora, adesso non vale più 11, ma vale 1. Mm. 10, 16, 17. 10.000 per il ban. Non penso che ci arriveremo, ma vediamo. Pure perso, vabbè. L'ambientazione non è molto ispirata, al contrario di Mothership Z. Il gameplay è identicamente una rottura e queste sono un rompimento di coglioni uguale. Oddio, non sono completamente d'accordo. L'ambientazione di Mothership Z è un generico ambientazione sci-fi aliena. Non mi è mai piaciuta troppo in realtà l'ambientazione di Mothership Z. Però sì, sono d'accordo sul fatto che il gameplay è comunque un po' noioso. Assolutamente. Mi ricordo molto di più. Molto di più. Ispirata nei canoni di Fallout, intendi? Ma secondo me ci sta molto di più questa ambientazione che quella di Mothership Z. Pensando a Fallout. Però non lo so. Buonasera, Leoberte. Grazie mille per essere qui. Distribuisci. Siamo a 13. 19, io 19 sto. Cioè, io col 19 sto. Infatti si vince. 21. E dai, su. Una nave aliena quando la vedi in Fallout, poiché è un cacamento di coglioni girarla in un altro paio di maniche. Ah, dici che è più interessante esplorarla. Forse quello intendi? Quanto massima 200. Non posso mettere di più. Sì, quello è vero. Più interessante l'ambientazione di una nave spaziale, però non è proprio incredibile come è realizzata. 8, 18, carta, 21. Distribuisci 6, carta. 11, 21. Basta andare a prendere i premi quando te lo dice o si perdono. Ok. Quali sono i premi? Ve li ricordate? Io non so assolutamente quali sono i premi. 20 sto. Sto. Si vince. Se iniziamo a ingranare qui direi che si va... Perdevo, C'aveva 19 lui. Taglia.
Carta 14 carta. Pensavo che avevano sballato. Eh sì, abbiamo sballato. Carta. Perso. Vabbè. È andata così. Ma aspetta. Abbiamo perso col 21. Vabbè. Carta. 7. 15. 15 più 6, 21. Quindi qui passo. Qui abbiamo un bel 18. 18. Dai, carta. Allora, 14, giusto? Sì, 14. 14, 16, 19. Io sto col 19. Pareggiato, vabbè. 2500 alcol, 5000 cappelle vestito, 7500 voucher. Ok. Pareggiato. Incredibile che si pareggia un sacco qua. 8 carta, 10 e 20. Sto. Si vince. Non dico che voglio arrivare a 10.000, però un po' voglio farlo. Croupier Barra è tra l'altro è un è tecnicamente un IA, quindi è un ologramma, quindi sa quelle carte che sta usando in teoria. Grazie mille Roberto che si abbona con il Prime per il secondo mese, grazie mille. Mitico, sei l'unico in tutta Italia a portare la miglior saga videoludica mai creata dall'uomo, addirittura. Potrei anche Fallout 4? Sì, assolutamente. Appena finiamo New Vegas, si parte con Fallout 4, assolutamente. Voglio farli, sto giocando tutti quanti, anzi, li sto giocando tutti quanti. Abbiamo iniziato col primo Fallout ormai più di un anno fa, ormai siamo, adesso siamo a New Vegas. E arriviamo a Fallout 4 e anche 76. Qualcosa di 76, non dico tutto, ma qualcosa di 76 si fa. Direi la main quest e le quest aggiunte con i DLC. Non tutto, perché mi rompo i coglioni a giocare a 76. Vorrei tanto sapere che Caplaude, vorrei saperlo anch'io. 19. Cappi giù. Grazie mille comunque per l'abbonamento. Grazie davvero. 9. Siamo a 20. Siamo a 20. Io sto col 20. Dai su. Dai su col 20. C'è un omaggio che ti aspetta alla cassa. Andiamo con sto omaggio che mi aspetta alla cassa. Mi vogliono omaggiare. Saranno applausi registrati. Vabbè. Recupera. Porca troia. Ho sbagliato. Recupera i buoni. Scotch. Vabbè. Abbiamo un po' di fish. Ok. Abbiamo 1500 fish adesso. Secondo me Elijah nell'ombra che ti... Effettivamente. È Elijah che... Dice... Ah, oh, bravo però, bravo. Quattro o 14. 20. Io direi che col 20 sto. Buonasera Tommy. Lo giochi da Steam? Sì, non ti capita di crashare spesso e volentieri? Capitava spesso nelle prime live, ma ho installato delle mod per stabilizzare il gioco. Altrimenti era molto fastidioso da giocare in diretta, che crashava spesso. Se non... Non penso di averle pinnate, però. Le ho messe nel Discord, quelle mod che ho usato per stabilizzare il gioco. Ovviamente se sei su PC le puoi usare, se no no. Però in teoria sul Discord, nella sezione New Vegas, le trovi. Se sei nel Discord.
18. Coppia giù. Sballato di brutto proprio. 21. Godo. Grazie mille, pensavo fosse un problema solo mio. No, New Vegas ha un sacco di problemi. Io l'ho sempre detto, se... Io, anzi, l'ho sempre pensato... Non l'ho mai detto questa cosa in live. Ma se fosse uscito New Vegas oggi, probabilmente avrebbe preso un sacco di quella merda. All'epoca, in realtà, se ne sono anche abbastanza sbattuti del cazzo, del fatto che fosse pieno di bug e di schifo, ingiocabile. Però se fosse uscito oggi, un gioco del genere, pieno di questo, ingiocabile come New Vegas... Non so che fine avrebbe fatto. 18. No, niente. 19 sto. Pareggiato. 21. 19 sto. E si vince. 20 sto. Buono. 17 carta. Niente, vaffanculo. Ricordo che su PlayStation Magazine la recensione in breve diceva che gioco solido che riprende le basi di Fallout 3. Il motore grafico è vetusto e buggato. Credo che sia un'ottima descrizione, sì. Gioco solido, nel senso che riprendono gli stessi bug di Fallout 3. La casa vince sempre. Eh sì, però sto vincendo di 3.000 in questo momento rispetto al banco. Godo. Porca troia, che pareggio. 19 sto, dai. Buono. Carta. Carta. Sto. Stesse carte, poi 8, 7, 5 pareggiato, incredibile. Carta. Sto. Mi ricordo perché all'epoca mi feci interrogare sul significato di vetusto. Ah, ok, giustamente. La prima volta che hai sentito la parola vetusto. E ti ricordi per quello, ha senso. Carta 16. Sballato. Buonanotte, allenato su Twitch. Buonanotte. In realtà io penso proprio che ci faremo un po' di poker, un po' di blackjack e poi andremo verso la chiusura perché è già mezzanotte passata. Direi. L'ho dimenticato di fare i complimenti per l'ultimo video su Fallout 3, davvero interessante, grazie mille. Grazie, grazie, grazie mille. Commento che sia piaciuto. Appunto, come ho detto nel video, io volevo fare un video su Fox. Anche. In realtà volevo fare anche un video. Sì, su Fox più che altro. E anche parlare della cosa di Caronte. Perché era interessante la cosa di Caronte. Il fatto del lavaggio del cervello. Però. Tre blackjack di fila. Vabbè, si fa così. Quando non pensi, si gioca meglio. Però non aveva senso fare un video singolo per ognuna di quelle cose. Quindi mi sono detto, facciamo un video unico. Buonasera Faina. Buonasera. Carta 21. 21. È 21. Abbiamo un omaggio che mi aspetta la cassa. Andiamo a prendere sto omaggio. Recupera i buoni. Mi dà un vestito da passeggio per bellico e un cappello per bellico. Insomma, Mafia Works non credo, però. Ho giocato solo una fish. Porca troia che... Vabbè. Buonasera, che piacere trovarti mentre ascolto. Ascolto mentre torno a casa dal lavoro. Ok. Allora, buon viaggio. Noi in realtà qui fra non molto chiuderemo, però almeno un po' di blackjack me lo voglio fare. Anzi, ne approfitto per leggervi, perché qui non è che c'è da pensare molto. Se avete domande da fare.
Su così leggervi. Carta 20, sto col 20. Dovevi tagliare cosa? Devo tagliare. Ah, devo tagliare, sì, ok, potevo tagliare effettivamente col doppio 5. Sto. Fine del viaggio. Cioè, quello la so pure io quella cosa senza aver giocato quel gioco. Ma poi, scusami, ma poi a cosa... Cosa serve arrenditi? Io mi chiedo, che cazzo serve arrenditi? Cioè, ma giocala. Cioè, finché ci sei, hai già messo i soldi, cosa vuol dire arrenditi? Cioè, o stai o prendi una carta, cosa vuol dire arrenditi? L'ho notata adesso sta cosa, ma che cazzo serve arrenditi? Non comprendo. Cioè, gli ridò i soldi? Quindi vedo che mi fa schifo la mia mano, posso arrendermi e gli ridai i soldi? Se New Vegas uscisse oggi si baserebbe sul 4. Sarebbe molto più solido in teoria. Non lo so. Io mi immagino un New Vegas che uscirebbe oggi con i problemi. Intendevo con i problemi di New Vegas. Però. Cioè, con i problemi che ha adesso. Cioè, il gioco che ha fatto è un gioco incompleto. Che è un gioco. Praticamente è Cyberpunk. Praticamente New Vegas è stato come Cyberpunk. Ma nessuno ha rotto i coglioni come Cyberpunk. New Vegas è un gioco incompleto. Con un. Il problema è che New Vegas non ha avuto l'hype che ha avuto Cyberpunk dietro, però, ovviamente. Incompleto, con un sacco di problemi al lancio, eccetera, eccetera, che ci sono ancora oggi in New Vegas. Tant'è che siamo costretti a usare delle mod per poterlo giocare bene. Però, è andata così. New Vegas ha avuto molto meno tempo di sviluppo, questo è vero. Però, se... Quello che intendo è che se fosse uscito... Un gioco con queste condizioni adesso non ci sarebbero passati sopra come ci sono passati adesso. Cioè come ci sono passati dai tempi. Aveva la scusa del tempo, Cyberpunk non mi pare. Sì, è quello che dico, però è comunque un gioco incompleto. Consiglio che voglio giocare a Fallout 4, comunque è un Fallout per la 3583esima volta. Un auto nuovo tipo nuovi stimoli, tipo in Skyrim ho giocato una lore come assassino senza mai diventare sangue di drago. New Vegas ho creato un hype per essere per anni. Sì, oggi avrebbe ucciso la... Sì, ok, quello che sia è vero. Adesso ti rispondo, Faina. Il 4 difetti già di suo, non credo che aggiungerebbe problemi di New Vegas, sarebbe stato molto meglio. Ah, dici, ok, sì, capito che intendi. Consigli, ok. Che ti devo dire? Se ti diverte fare delle run... dove interpreti un personaggio, poi che cazzo ne so. Oddio, non sono proprio il tipo a cui chiedere di inventare un modo nuovo di giocare Fallout, perché io, cioè, li gioco abbastanza tranquillamente, pedissequamente, a ripetizione normalmente, senza il bisogno di inventarmi metodi nuovi, non ne ho bisogno io. Però o cerchi delle mod interessanti, se non giochi con le mod, o... che ne so, un consiglio che ti posso dare è cercare di fare delle challenge run. Più di questo, non lo so, tipo fare le run solo pugni, se ti diverte fare una cosa del genere. Gioca come se fossi Easy Pit, sì. Cose del genere. Usi solo dinamite. Il 4 l'ho finito tipo 5 volte, sono da console, ok. E puoi fare delle challenge run. Puoi fare delle challenge run se giochi su console. Il 3 quanto tempo ha avuto? Ha avuto molto più tempo e molti più bug, che girava meglio su XP Service Pack 3 invece che su Windows 7. No, oddio. New Vegas era proprio ingiocabile. È vero che anche Fallout 3 aveva il problema del fatto di
Senza quel file da scaricare era, non si partiva neanche. Su quello anche Fallout 3 effettivamente aveva dei grossi problemi. Però io sto pensando anche più alla versione console. Anche quello. Fallout 3 aveva molti meno problemi rispetto a New Vegas. La randomizer sì, però se giochi su console non puoi fare la randomizer. Lavorare 18 mesi con il motore del 4 da problemi diversi e non quelli del 3. Non so se di più o di meno. Considerando che la base è praticamente la stessa, quindi non so che problemi possa andare. È più o meno la stessa la base in realtà. Comunque siamo a 20. Sto. È cambiato da Skyrim in poi il motore grafico, adesso è sempre quello. Fallout 4 è terrificante, hanno ucciso il brand. Oddio, con Fallout 4 hanno reso il brand di massa. Che è quello che volevano fare anche con Fallout 3 in realtà. Più che altro è proprio una direzione che sta prendendo Bethesda. Bethesda sta prendendo una direzione sempre più, sempre meno verso GDR, sempre più verso l'action. Infatti ho paura di vedere cosa potrebbe diventare The Elder Scrolls 6 con la Bethesda che abbiamo oggi. Perché andando avanti col tempo, Bethesda ha sempre tolto elementi GDR dai loro giochi, cercando di trasformarli sempre di più in FPS action. Quindi boh. Vedremo col tempo quello che succederà. Scusate. Il 76 non esiste perché sì, il 76 è praticamente, hanno preso la base del 4 e boh. Sarà esclusiva Xbox? The Elder Scrolls 6 mi sembra che hanno già detto che sarà un'esclusiva Xbox. Mentre Fallout 5 non hanno mai confermato che sarà solo un'esclusiva Xbox. E poi con un'esclusiva Xbox si intende che esce anche su PC. È un'esclusiva console eventualmente. The Elder Scrolls è tosto da farlo essere RPG. Nel senso, è tosto non farlo essere un RPG, forse intendi. Ok. Oddio. Oddio. Dipende su come lo sviluppano. Recupera i buoni. Vai. Cosa mi hai dato? Non mi ha dato niente. Ma... non mi ha dato niente. Sono in live per la serie di Fallout, ma ho già visto due o tre volte la miniserie di... Ah, intendi la web serie? Quella lì fatta dai fan. Tra l'altro vorrei vedermi. Qual era? Nuka Break si chiama. 18, 21. E io stavo pensando, tra l'altro, già da un po' di giorni, quasi quasi, di guardarla in live. Perché tanto è una roba che c'è su YouTube, posso guardare tranquillamente. Non penso ci siano problemi di, non ci saranno problemi sicuramente di copyright. Visto che è una roba fan-made. Io non l'ho mai vista, quindi magari si potrebbe anche vedere in live insieme. Intendo che allora rinunci proprio al genere. Già Fallout trasforma in FPS. The Elder Scrolls GDR per antonomasia invece. Sì, però in realtà già The Elder Scrolls molti si lamentano che Skyrim sia molto meno GDR di Oblivion. E che Oblivion sia molto meno GDR rispetto a Morrowind. Io non sapendolo, cioè non giocandoli non lo so. Però molti dicono così, penso che sia così. Ed è in linea con quello che sta facendo Bethesda. Trasformare i loro giochi sempre meno in GDR e sempre... più in action. Skyrim è comunque uscito un gioco, un bel gioco è comunque uscito. Però se esce una roba ancora meno GDR di Fallout 4 di Starfield, non so che cazzo esce di Elder Scrolls 6. Oddio, mi viene, non lo so che cazzo hanno in mente. Sì, Fallout 4, la serie di Fallout esce il 12 aprile 2024, esatto. Pareggio. Non così tanto quanto paventavano, ma ce l'hanno. È purtroppo una tendenza che sta avendo Bethesda. A fare giochi sempre meno GDR e sempre più action. Il problema è che non li sanno fare gli action. So.
18, taglia. Carta. Carta. Sto con entrambi. Madonna, doppio... vabbè. Tipo in Morrowind mi pare che c'era una meccanica da GDR a cui ogni colpo infetto era come se ci fosse un lancio dato invisibile per il danno. Ok. Ok. Interessante. Con la Russia abbiamo rischiato di avere un mondo come Fallout GDR Real Life. Se vuoi giocare a Fallout GDR Real Life, puoi giocare al GDR cartaceo di Fallout. Quello tecnicamente è un GDR Real Life. Starfield, parliamo del capolavoro. Starfield in questa tendenza come si colloca? Starfield è, a mio parere, ancora meno GDR di Fallout 4. Ed è un problema se è veramente una tendenza quella di Bethesda. Cioè, Starfield io lo definirei più un FPS con elementi GDR. Più che un GDR con elementi FPS. E... non dico che è un problema in sé il fatto di essere meno GDR e più action. Il problema è che se tu lo pubblicizzi come un GDR, come noi siamo Bethesda, quelli che fanno il GDR, e poi fai un action che tra l'altro manco sai fare... boh. Starfield, da quanto ho capito, ha un difetto enorme. Esplorazione zero perché tutto è deserto. Praticamente sì... è vero questa cosa che l'esplorazione di Starfield fa abbastanza schifo. Però è anche vero, dall'altro canto, che Fallout 4 esagera secondo me nella cosa opposta. Secondo me Fallout 4 invece è troppo denso. La mappa perfetta secondo me sai chi ce l'ha? Fallout 3. La mappa perfetta ce l'ha Fallout 3. Tra i giochi di Bethesda che ho giocato, intendo. Ha le sue cose, ha gli spazi morti che ci devono essere, perché non ha senso che ci sia troppa roba attaccata una dopo l'altra, come in Fallout 4. Però... era interessante, almeno, esplorare Fallout 3. Secondo me Fallout 3 ha l'esplorazione più divertente di tutta la serie. Almeno parlo di quelli 3D. Quelli di Fallout 1 e 2 sono proprio diversi. Non sono nemmeno paragonabili, secondo me. Buonasera Jonut Kuriman, che ti ha dato il primo messaggio in chat. Secondo me contribuire alla componente GDR di Fallout c'erano anche i villain di carattere come Frank Corrigan, il master legato all'Anius. Gli antagonisti del 3 e del 4 fanno ridere. Oddio, è più la scrittura. Sì, è una conseguenza. È una conseguenza, la scrittura è molto meno brillante, quella dei Fallout di Bethesda, che è una conseguenza del fatto di avere un villain un po' più con un carattere. Però sì, GDR si basa molto sulla scrittura. Se non sai scrivere, esce fuori la merda. New Vegas lo preferisco onestamente come storia e come cose da dire, soprattutto come DLC. Sì, assolutamente sono d'accordo sul fatto che è più interessante quello che racconta, secondo me, New Vegas. Però Fallout 3 è più divertente. Avendone giocato di recente, mi rendo conto che probabilmente Fallout 3 è più divertente di New Vegas, ma New Vegas è più interessante di Fallout 3. Si capisce che intendo. Sto. 19 sto. Grazie mille per il follow a Isarx. Buonasera e benvenuto. Grazie mille. Da quando Bethesda sa scrivere... oddio, non mi sembra che la gente si sia lamentata troppo della scrittura dei The Scrolls, o sbaglio? Più che altro ci sono molto lamentati le persone della scrittura dei Fallout, perché avevano il confronto con Obsidian e con Interplay. Ma di The Scrolls non ho mai sentito lamentele sul fatto che avesse una scrittura pessima. Hai raggiunto il limite nel jackpot, però pure l'altra servizio si era amata, quindi ci hanno bannato dal blackjack. Ce l'abbiamo fatta dopo solo mezz'ora neanche. Direi che riscattiamo tutti quanti i nostri soldi. Ti do tutti quanti i miei fish in cambio di denaro bellico.
A posto. Ma però è un po' difficile essere amata, le voglio. Un po' difficile essere amata, le voglio. 500 e altre 500, dai. 1000 le portiamo. Se avessi sviluppato solo delle scorse potrei essere d'accordo. 10.000 è buono. 10.000 abbiamo fatto e va bene. Ricordavo di più. Invece 10.000. Per vedere l'equipaggiamento, allora in questo momento io sto indossando l'armatura della serie armata rinforzata, il casco del cantiere, che in realtà potrei mettermi anche il metodo della serie armata rinforzata a sto punto. E il problema è che non posso mettere le lenti da vista, che aumentano di 2 percezione. Tecnicamente di 3, perché senza lenti io ho meno 1 percezione. Quindi facciamo, mettiamo il casco da cantiere. Mi dà di 2 DSD, ma va bene così. Tra l'altro, il collare esplosivo da 3 DSD. È come avere durezza. Praticamente col collare tu hai un... hai durezza. E come armi sto dando il pugno trappola d'orso, perché ho una build... disarmato mischia. Bene. Posso comprare qualcosa da lei? Buon uomo. Che incubo. Hai roba interessante? No, assolutamente no. Andiamo. Si trovano altre, prendi i soldoni. Va bene, prendiamo i soldoni. Salve. No. Dai, ti do le mie fish. Tanto sì, tanto, effettivamente si trovano in giro le fish. E non le ho praticamente mai usate. Questa qui non si apre, vero? No, non si apre. Comunque, entriamo, andiamo nella lobby. Il casinò si è svegliato e ci sta osservando. Bene. Cos'è successo alla tua squadra? Sembra che sia stata spostata a un altro piano. Interessante. Ecco perché... forse il casinò ha riconosciuto degli ospiti specifici. O che abbiano un aspetto o una voce adatti al loro piano. Vedremo. Speravo che con la corrente ripristinata i sistemi si sarebbero completamente svegliati. Soprattutto gli archivi acustici. Ma no... i collari dei tuoi compagni di squadra nei vari piani stanno interferendo con i sistemi. Sono i filtri per rumore bianco incorporati nell'edificio. Stanno bloccando gli altoparlanti del casinò, la musica. Devi ricalibrare o distruggere ogni collare. Dovrai avvicinarti, resettare il segnale o far loro saltare la testa. Scegli tu. Se vuoi sapere cosa preferirei io, finiscili subito. Sono inutili. Dopotutto è meglio ucciderli ora, a patto che tu faccia una cosa veloce. Vedi, i collari non funzionano nel Sierra Madre, o meglio, tra i piani. Altrimenti li avrei fatti esplodere e avrei chiuso la questione. Quindi trovali, occupatene, ma sii veloce a buttarti a terra dopo averli uccisi. I piani, ciò che usano per delimitare questo posto, interferiscono con la frequenza dei collari. Se li uccidi dovresti avere il tempo di scappare. Non sono sicuro di quanto tempo, potrebbe variare, più, meno, non importa. Quel che ci serve è nei sotterranei. Dobbiamo andare all'ultimo piano e scendere, poi ci occuperemo della tua squadra sugli altri piani. Va bene. Tra l'altro l'avevamo già anticipata questa cosa del fatto che il materiale con quale sono costruiti Sierra Madre interferisce con i segnali radio. Cioè, l'avevamo letto anche in un terminale prima, non mi ricordo quante live fa, ma l'avevamo letto, me la ricordo questa cosa. Quindi tecnicamente se muore uno, di conseguenza non muoiono tutti, perché sono in piani diversi, tutti quanti. Te l'hanno giustificata, proprio una paraculata per toglierti questo limite del fatto che i collari sono collegati e muoiono tutti, però è una paraculata contestualizzata con l'ambientazione. Quindi ci sta. Possiamo dire che ci sta. Comunque. Salviamo. E direi... quindi mi fa scegliere o... o devo seguire l'ordine? No, devo seguire l'ordine.
No, posso scegliere. Possiamo andare da Dog, possiamo andare da Christine o possiamo andare da Dean. Dog si trova in cucina, alla cantina Madrid. Christine si trova nelle suite di lusso, mentre Dean si trova al Tampico Theater. Io direi di fare prima Dog, ma direi a sto punto che ha senso farlo la prossima volta. Perché prossima volta facciamo i tre e si entra nel cavò. E quindi finiamo il DLC. La prossima volta finiamo il DLC e anzi, se non lo finiamo a mezzanotte vado a oltranza. Vado a oltranza, direi proprio. Risalviamo nel caso, nel dubbio. Devi uccidere per forza? No. No, si possono salvare. Io tipo, nelle run che ho fatto, ho praticamente sempre salvato Dog e Christine, mentre Team Domino è praticamente sempre morto ogni volta che giocavo, che ho giocato questo DLC. Ho sempre fatto così, se non sbaglio. Dog e Christine vivi, mentre Dean Domino morto. E Elijah in cassetta. Direi che possiamo chiudere. Direi che possiamo chiudere. Perfetto. E direi che prima di salutarvi, vediamo da chi possiamo mandarvi per fare un raidino. Chi c'è in live a quest'ora da raidare? Abbiamo Camel, abbiamo Slayer, abbiamo. Ma solita gente. Se volessimo variare un po', c'è qualcosa di particolare che non facciamo spesso? Non saprei. Cristina ha fatto di peggio di Dean per molto meno. O almeno lei così dice. Vabbè. Io, guarda, facciamo una cosa. Facciamo una cosa. Vi mando. Se siete interessati, vi mando da Saidonia che sta giocando a Mystery Dungeon Esploratori del Cielo. Così, a caso. So che non c'entra un cazzo con New Vegas, ma sti cazzi. Quindi, gente, noi ci vediamo domani con la live di Dishonored. E giovedì con il finale del DLC a sto punto. Quindi giovedì finiamo Dead Money e ritorniamo nel Mojave, mentre domani proseguiamo direttamente con Dishonored, che secondo me in realtà non penso che manchi molto a Dishonored, non penso che durerà così tanto. Ci stavo pensando l'altro giorno, ma secondo me non durerà così tanto. Poi ne parliamo specificamente domani, che ha più senso parlare domani. Giovedì esatto, finale di Dead Money giovedì. Quindi un saluto a tutti quanti, grazie mille per essere rimasti fino alla fine della live, perché è rimasto fino alla live, grazie mille per gli abbonamenti, per i follow, tutto quanto per i bit. Buonanotte a tutti quanti, quelli che hanno anche solamente guardato in lurk senza scrivere in chat. Buonanotte a tutti quanti, ciao a tutti, alla prossima, goodbye.